In seguito all'ordinanza del Presidente della Regione Puglia dell'11 agosto relativa alle misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Dipartimento Promozione della Salute ha emesso una disposizione attuativa con riferimento all'attività di sorveglianza sanitaria e assicura la registrazione nel sistema informativo regionale della quarantena a carico dei soggetti provenienti da Spagna, Malta e Grecia. Per i soggetti sottoposti a quarantena fiduciaria, della durata massima di 14 giorni, i dipartimenti di prevenzione, nell'ambito dei loro poteri di sorveglianza sanitaria, dispongono l'esecuzione del test tampone non prima di 72 ore dal rientro in Puglia. Se non presentano sintomatologia e conseguono l'esito negativo del tampone, purché non siano casi di contatti stretti o confermati, possono interrompere l'isolamento fiduciario su disposizione del Dipartimento di Prevenzione. Per queste attività, le ASL utilizzeranno gli operatori delle USCA che assicureranno adeguato supporto operativo per la registrazione. Lunedì 17 agosto in Puglia sono stati registrati 920 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati rilevati 4 casi positivi, 3 in provincia di Bari e 1 in provincia di Foggia. È stato registrato un decesso in provincia di Lecce. Attualmente sono 325 i casi attualmente positivi in Puglia. Il direttore della ASL di Foggia, Vito Piazzolla, ha dichiarato: in provincia di Foggia si registra un solo nuovo caso di un cittadino straniero presente sul territorio provinciale, per il quale è stata attivata la sorveglianza attiva e il tracciamento dei contatti stretti. Quali sono le novità? Che cosa state preparando? Cosa avete in programmazione? Il GAL, insomma, si sta muovendo dopo un periodo di, diciamo così, un po' di riflessioni. Sì, innanzitutto il tempo impiegato per la riflessione è stato pienamente recuperato e in fase di piena attuazione sia il PAL, che è il piano di sviluppo locale, e sia tutti i finanziamenti relativi ad area interna. In particolare adesso siamo impegnati per l'assegnazione di risorse relative alle aziende agricole, quelle che intendono trasformare, valorizzare, innovare, in particolare per coloro che vogliono insediarsi con un'età inferiore ai 40 anni. Nello stesso tempo stiamo completando l'assegnazione del bando affittacamere e sono pronti i bandi per le attività extraagricole e nello stesso tempo per l'agricoltura sociale, quindi in piena attività, in pieno impegno per un'assegnazione di fondi che ammonterà a circa 16 milioni di euro, destinati ai 30 comuni dei Monti Dauni. Ci troviamo in una delle più belle insenature del Gargano, nella baia di Sfinale, Lido del Piacere, Luciano Mastro Matteo. Come sta andando la stagione? Qui la stagione a Lido del Piacere sta andando abbastanza bene, la gente è soddisfatta di tutto, del mare, dell'ambiente, di noi come dipendenti e titolare. Quindi tanta gente nonostante le paure della vigilia. Ma diciamo che qui normalmente si trovano molto, non hanno questa paura. Quindi si sta lavorando, si prevede un mese di agosto da sold out. Un mese d'agosto abbastanza affollata, gente tutta contenta, va via contenta, il tempo sta andando, ci sta anche aiutando, scusate se non parlo molto bene. La peculiarità di questo posto qual è? Il mangiare, l'ambiente bene, ci abbiamo tutto, l'olio, olivi, pane buono, pesce fresco, pomodori, un po' di tutto. Poi questo splendido mare. E il mare è abbastanza pulito, pure che ci sono delle meduse, perché le meduse è un segno del mare che è molto pulito. Dicevamo con Luciano, tanta gente in questo mese di agosto affollatissimo sul Gargano, qui a Peschici, al Lido del Piacere. Voi da dove venite? Da Modena. 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 Come mai avete scelto il Gargano?
Abbiamo scelto il Gargano perché eravamo indecise tra Puglia e Sicilia e quest'anno era l'anno dell'Italia, quindi Puglia. Cosa ha trovato di bello? Qua in Puglia? Siamo partiti al Gargano, domani scendiamo, andiamo verso Ostuni, Monopoli e per ora delle buone mangiate di pesce e dei bei paesaggi. Com'è il Gargano? È molto bello, bellissimo ed è bellissimo anche l'entroterra, quindi vale la pena e la gente è adorabile. Peschici? Bellissima, 10 più. Bella, bella un sacco, viva, un sacco di vita, bella, bellissima. Ci tornerete? Assolutamente sì. Buone vacanze. Grazie. Anche a voi.